Bella a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. Benvenuti sul Tormaster Channel. Adesso vi volevo subito iniziare a dire che siamo su Black Ops 2, visto che, come penso, questi 207.000 che sono online sono d'accordo con me, ovvero sul fatto che Call of Duty God fa schifo. Quindi, dopo averlo questo, visto che comunque adesso io ho provato a fare qualche partita, quindi quando facciamo il video mi sono veramente innervosito, tutta una storia. Sì. Abbiamo deciso di fare il tour su Black Ops 2, infatti Call of Duty Ghost l'ho persino cancellato, quindi ci saranno gli altri Call of Duty, aspettando quello che dovrebbe essere una specie di Modern Warfare 4. Quindi praticamente Ghost, dato che faceva schifo, ciao a tutti. Quindi si può dire che almeno una volta Zeb89 ci ha azzeccato. Allora, a questo punto io vorrei parlarvi delle grandissime invenzioni che hanno fatto ultimamente gli uomini, perché l'altra volta abbiamo parlato del motore a gatto imburrato, forse parleremo la prossima, non lo so quando è che carichiamo i video. Comunque ci sono tantissimi altri progetti praticamente. Ma perché sti qua non muoiono? Ah già, la B23R. Perché dopo il motore a gatto imburrato hanno inventato il moto perpetuo, il motore a figa imburrata, il motore a curvatura, il motore perfetto, il motore doppio felino, il motore a tos bilaterale, maiale reazione, cammello eolico, computer a due mouse, licespugliatore nasale. Hanno fatto delle cose che voi non potete neanche immaginare. Ah ecco, perché stava di camperale. È giusto. Ecco il moto perpetuo, allora vi spieghiamo subito, Qua è il moto perpetuo. È complicato. Allora, recentissime scoperte archeologiche hanno riportato alla luce le pitture rupestri raffiguranti uomini neandertaliani intenti ad alimentare il fuoco con i gas prodotti al proprio corpo. Perciò si è evinto che l'uomo ha capito che ben presto di possedere dentro sé un enorme potenziale energetico. Nei secoli successivi vari furono gli scienziati che si posero due domande fondamentali: come utilizzare in modo costruttivo per l'umanità i peti, e costruire partendo da essi in moto perpetuo. Si è anche cercato di utilizzare questa applicazione per sviluppare una trazione verticale e quindi per fare praticamente il jetpack. il sogno dell'uomo tuttavia di una propulsione naturale sviluppata con l'ausilio del solo corpo incontra un ostacolo insormontabile. La forza sviluppata con un peto di qualsiasi entità non è tale da vincere la forza di gravità, come spesso erroneamente illustrato in cartoni animati. In realtà la trazione si sviluppa, ma solo quando direzione dell'emissione non è diretta lungo la verticale, ma lungo orizzontale. Sai che credo che metà delle persone che ci stanno guardando non hanno capito niente. È solo ed esclusivamente mentre si è già in movimento, sia quando si cammina. Quindi praticamente se camminate e fate un peto, andrete più veloci e inizierete a correre. Però se cercate di fare un jetpack di peti, non è possibile perché c'è la gravità che vi si oppone, ecco. E persino Leonardo da Vinci, noto tuttologo, cercò di dar vita a un moto perpetuo. Cioè, qua c'è anche una nota immagine con le gambe flesse, il busto proteso lievemente in avanti, pugni chiusi e sguardo digrignato per la concentrazione. Non credo che sia quello. Resosi conto del fatto che non si potesse fare sta roba, il pazzo si autoconvinse di poter sciogliere mezzo chilo di sale in un bicchiere d'acqua. Ma che cavolo! Nonostante questo, le ricerche continuarono, portando alla realizzazione del moto perpetuo vero e proprio. Il mondo deve questa grande scoperta a antichi studiosi meglio conosciuti come Bagaglino, che fra uno spettacolo e l'altro si dava delle arie. Letteralmente. Cioè, no, basta. Come funziona? In maniera, oseremmo dire, quasi banale, ma anche no. No, cavolo. Il funzionamento del meccanismo può essere riassunto alla seguente formula. L uguale PH fratto R, dove L uguale a un mezzo del tubo lano 1, F uguale a forza petale, punto di S più Lano 2 è uguale a forza petale di 2. Ma che chiaro. Quindi P è la pressione interna all'interno del tubo, H la lunghezza del tubo, R il raggio del tubo. Molto interessante. Quindi
Praticamente, Quindi. quindi L, che dovrebbe essere la forza, l'energia, Cioè, vi rendete conto che io adesso qua su questo Call of Duty qua sto facendo delle cose che se stessi facendo su Call of Duty Ghost sarei morto 40.000 volte? allora L, che è l'energia, è uguale alla pressione interna al tubo. Devo guardare. La pressione interna del tubo per la lunghezza del tubo diviso il raggio del tubo. Facendo tutti questi calcoli non si ottiene alla fine un tubo. Focino tende H ad infinito, a pressione P tenderà necessariamente all'infinito, quindi fornendo energia infinita al sistema, molto interessante. Naturalmente, come al solito, usiamo i felini per fare. Dopo il grandissimo successo del motore a gatto imburrato. Ecco. Vediamo le genialate umane e disumane. Perché umani e disumani? Ballisto ad aria, carrello portascroto, centrale energia cricetica, cesso portatile, luce spogliatore nasale, computer a due mouse, frigo a legna, frigo a pedali, grattugia a pannelli solari, lavatrice a propulsione atomica, fazzoletto a batterie, macchina del tempo a manovella, moto perpetuo, motore a gatto imburrato, motore a improbabilità infinita, motore a sogliola, posata ad anello, radiazione comica di fondo, telemanovella, luminetto a fuoco lento, scompiglio del cesso portatile, la forza centrifuga, ventilatore a vento, tostacane. Cioè, allora, veramente ci sono delle cose che ho fatto con l'enciclopedia che sono eccezionali. Cioè, poi c'è anche il motore a figa imburrata, che questa qui va proprio. Imburrata in che senso? Ecco, si freni sul motore a figa imburrata. Cioè, Adesso, teorizzato per la prima volta dal fisico di Wonka. dopo essere andato sull'arma, andiamo su questa mappa qua che come ricordo più si chiama Ride, mappa che io personalmente odiavo perché si mettono un po' tutti a camperare, ma fa niente. Allora, facciamo un'altra. Facciamo delle considerazioni. Allora, innanzitutto, dovete sapere che il motore a figa imburrata. Allora, il limite della teoria è il gatto imburrato. Allora, vediamo per prima questa cosa. Allora, ha dei limiti il motore a gatto imburrato. Primo limite, nel tentativo di creare il famoso motore a gatto imburrato, Willy Wonka si imbatté fin dall'inizio in diverse problematiche, di cui l'autore della stessa teoria non aveva tenuto conto, impegnato come era a farsi le seghe. Ricordiamolo, ha fatto Einstein, credo, no, Newton, boh, non mi ricordo. Nessuno lo sa. Più in particolare, immediatamente dopo aver assemblato il suo gatto, Fuffi, a un tosto imburrato, fu costretto a assistere terrorizzato al dissanguamento successivo smembramento del suo povero amico pulcioso. Allora, solo dopo, ripulendo dalla casa alle frattaglie del micio, comprese cosa fosse successo. Il corollario della teoria del motore a gatto imburrato, noto come il corollario della lavatrice, scritto come al solito in piccolo in modo che nessuno possa vederlo, infatti afferma: in teoria questo causerebbe lo Allora. stazionamento a mezz'aria del gatto, ma in realtà, data la natura non uniforme delle forze gravitazionali terrestri, il gatto semplicemente ruoterà attorno al suo centro di gravità a una velocità crescente, rimanendo però a terra. Quindi, se proprio dovete incollare un tosti imburrato al gatto, fatelo non su un tavolo per terra ma in alto, altrimenti verrà distrutto perché Sul si impatta tavolo. sul tavolo. Quindi Wonka ha compreso che l'accelerazione continua, la rotazione, comporta inevitabile aumento della forza centrifuga, che si traduce alla morte del felino per smembramento, successivo spargimento degli organi interni all'animale su muri della stanza. E non è che Un sia po' proprio il come se massimo. metteste il vostro gatto in lavatrice, solo che dovete anche ripulire i muri all'ulteriore sanguinolente, dall'interno sanguinolente. L'unica soluzione sarebbe stata introdurre un fattore frenante che mantenesse velocità e rotazione costante e evitasse morte al povero gatto bastardo, limitando il danno a un semplice movimento gastrointestinale causando vomito, famoso effetto betoniera. Molto. C'è Il una dottor Wonka analizzò quindi un secondo gatto che Cioè, ma chiamò vi rendete conto? Vincenzino. Aspetta, vi rendete conto? Cioè, c'è uno che sta facendo 17, no, 18-0. Quanto cavolo sarà camperato da 0? A questo Sì, certo che quindi. se io continuo a trovare la gente che sta libera, tranquilla a camperare,
Dottor Wong acquistò quindi un secondo gatto che chiamò Vincenzino, con cui fece subito amicizia. Dopo alcuni giorni che lo scienziato utilizzò per guadagnare e affidare la totale fiducia all'animale e scogitare un piano fulminare alla rotazione, Wong preparò quindi Felino montando sul suo dorso una tavoletta di pane imburrata. Appena il gatto iniziò a prendere velocità, Wong avvicinò al botto lo miagolante e la grattugia. Questo avrebbe fornito l'attrito necessario per dare la rotazione al gatto e salvargli quindi la vita. Cioè, cioè, non ha senso, lo sai. Ma anche questo metodo è scelto fallace, perché Wong si ritrova con altre due problematiche a affrontare. Sì, vabbè, ragazzi, qua anche questo gioco qua ha qualche problema del tipo Remington, l'MP7 che non è... quando lo date voi non uccide nessuno, sto qua che stai a camperare, sai, già si ci può limitare tutti. Il gatto effettivamente ora manteneva una velocità costante che avrebbe evitato la morte per smembramento, ma in questo modo il motore non generava abbastanza energia per essere utilizzato. Ma dov'era sto qua? Ma dai! Per intenderci, l'energia dissipabile nell'attrito con la grattugia era superiore rispetto a quella utilizzabile. 2. Il gatto dura soltanto 20 minuti, poiché la grattugia consuma completamente. Cioè, ma non era più semplice? Buono come condimento per una pasta alla matriciana. Ma dai, ma perché non morite? Sono in quel momento che per una combinazione di fattori... soltanto con la bacca, muoio soltanto con la rende, basta. Fu soltanto in quel momento che per una combinazione di fattori Wong ha compreso come poter sistemare una volta per tutte la faccenda. Infatti ha tirato gli atroci mangolini impazziti dei gatti. Dai, ma perché quello lì stava lì camperato, fermo con Remington? Cosa stava aspettando? Infatti ha tirato gli atroci mangolini impazziti dei gatti fatti fuori allo scienziato, per entrare a casetta di marzapane di Wong, la figlia ventunenne dei vicini. Questa riconobbe immediatamente il fratello e il gatto che giaceva nella terra. Infatti Wonka non aveva comprato quel gatto, ma l'aveva fottuto a proprio vicini di casa. Come giusto. Dopo aver sbraitato per 20 minuti, la ragazzina si piegò per raccogliere il membro del povero animaletto. In quel momento, sbadatamente, mostrò l'apertura del tempio allo scienziato. Questa ebbe un'illuminazione, formulò all'istante la teoria che avrebbe portato poi alla costruzione del motore a figa burrata. Ipotesi. Il dottore coniugò due delle più note teorie fisiche del tempo. Legge di Murphy. Se qualcosa può andare storto, allora lo farà. L'altra legge di Murphy. La probabilità che una fetta di pane imburrata cada a parte il burro e si basso su un tappeto nuovo per proporzionare il valore di quel tappeto. Legge 3. Un gatto atterrerà sempre sulle sue zampe. E poi utilizzò anche le leggi universali sulla figa. Nota come legge del figocentrismo. Tira più un pelo di figa in salita che un carro di buoi in discesa. Il dottor Wong anestetizzò la giovane donzella che tanto gentilmente si era offerta per l'esperimento e acquistò un nuovo gatto che a questo punto battezzò anche Larry Finn. Dopodiché imburrò sia la fetta di pane che incastrò le vertebre del felino che l'apertura del tempio. Questa ancora è stato confusionale, venne posizionata in modo da cingere con le gambe più nel burro il felino, che per questo avrebbe subito un attrito inferiore rispetto a quello subito con la grattugia. Come di conseguenza, la ragazza venne sollevata in aria a motore del gatto imburrato, la cui velocità si mantenne sempre costante. E grazie alla legge sui piedi di figa, la giovane inizia a muoversi e volare per casa. Cioè, ma io vorrei sapere come mai sto posto qua è pieno di gente che continua a lanciare le flashbang. E soprattutto che cosa si bevono quelli di un'enciclopedia. Proprio come se avesse una scopa volante sotto il culo. Quindi, coniugando le due leggi, Willy Wonka ottenne antigravità più movimento orizzontale infinito, ovvero energia pulita applicabile ai trasporti. Wonka morì prima di scoprire che si sarebbe ripresentato il problema originale. Anche la figa, infatti, nei suoi movimenti avrebbe iniziato a manifestare sintomi quali vomito, smudellamento e promozione di cagno. Difetti. Sebbene Wonka affermasse che il motore era praticamente esente da difetti, nel tempo furono sollevate diverse osservazioni della comunità scientifica. Allora, durante l'esperimento la vicina fu scambiata per robe fane innanzitutto. Poi c'era un notevole spreco di figa. Ogni 28 giorni si ha bisogno di essere. Il motore ha bisogno di essere mandato in manutenzione. Durante il carnevale una donna si travestì da gatto e si mise addosso una fetta di pane imburrato. Lo scopo è ritrovarsi in posizione regradita. Purtroppo il tutto dura solo il tempo di una caduta da grande altezza, visto che i gatti simulati non funzionano come quelli veri, ma gli organismi furono di un ottimo livello.
Avere un felino che frulla continuamente sul clitoride clitori e sulle grandi labbra grandi labbra clitoride, cioè, ma lo sai che cazzo, cioè, che praticamente noi secondo me ci bandano per questo video sulle può provocare orgasmi multipli. Basta, io mi rifiuto di leggere il motore a figa burrata. Il motore a moto perpetuo. Dai, camper schifosi. Tutti. Motore a moto perpetuo è stato scartato per causa di un disaccordo con i Greenpeace che dicevano che poteva inquinare l'ambiente. E Come si dice sempre, dannati Greenpeace. Dopo questo direi di passare al fatto che sto posto qua è pieno di camper. Motore a sogliola. Perché? Cioè. Eh sì. No, troppo complicato. Facciamo il ventilatore a vento. Il rubinetto fuoco lento. Ecco. Non rifatelo a casa. La più grande invenzione di sempre. Allora, il rubinetto a fuoco lento consiste in un rubinetto ordinario che emette una piccola quantità di fuoco. Il rubinetto a fuoco lento è attualmente impostato nelle case dei fumatori, specialmente in genere femminile, che per accendere la sigaretta e il fornello si bruciano con la frangetta col fuoco. Con questo nuovo rubinetto si è infatti data una svolta alla vita dei fumatori. È inoltre impostato una casa di mangiafuoco che beve direttamente da esso. Allora, rubinetto fuoco lento dell'antichità. Rubinetto fuoco lento ha origini molto più antiche di quanto si possa pensare. Infatti risale fino ai tempi in cui c'era tua nonna vergine e i dinosauri. Il rubinetto a fuoco lento allora consisteva inizialmente in tua nonna che metteva gas naturali dalla parte posteriore del suo corpo, così potenti a prendere fuoco immediatamente in modo autonomo e accendere il fuoco per scaldarsi. Comunque, perché ho mangiato e faccio le colazioni. Direi di chiudere qua questo video, quindi bella a tutti da Wolf, da Jacopo Mi. Speriamo che questo ritorno su The Corps vi sia piaciuto e niente. E come fare in Polonia a non morire con un RPG in testa? Torneremo in un prossimo video sempre con le altre genialate dell'umanità, faremo magari una serie sulle più grandi invenzioni del mondo. E niente. Ci vediamo al prossimo video.